peperoncino. Sì, perché in questa modalità io sono super fortissimo. Siamo nella modalità dove dobbiamo sopravvivere ai disastri naturali. Io col mio palloncino posso volare e andarmi a nascondere nei posti più lontani. Per chi di voi non lo sapesse, questa è la mia modalità preferita di tutti i tempi di Roblox, ok? Lo stavo per dire io, ogni volta che riprendiamo a giocare a Roblox, almeno sempre un video bisogna farlo qui. Sì, perché è bellissima. Ora, non so, non mi ricordo benissimo quale, come si fa a capire il disastro naturale che sarà adesso. C'è scritto. A me non è uscito niente, qual è il disastro? Ancora non hanno detto niente perché stanno facendo finta, no? Che sta andando tutto bene, siamo nel parco giochi. Che bello, giochiamo. Ascolta, allora, io mi sono seduto. Ecco, pioggia acida. Pioggia arancida. Dobbiamo andare al coperto, corri, che c'è gente che... Aia! Mangia la mela. Al coperto, corri! Io ci sono. Ok. Allora, la più terribile tra le catastrofi che ci sono in questa modalità, secondo me, è il tornado. Perché il tornado ti tornada in un modo incredibile. Dai, anche siamo il terremoto? Sì, anche il terremoto. Io poi posso votare. Ogni volta posso votare la mappa successiva. Quindi io intanto ho già votato la Prison Panic, che mi sembra molto bella. Di già. E per ora noi rimaniamo qua dentro. Bisogna stare attenti perché la pioggia acida scioglie anche gli edifici. Infatti mi ricordavo bene allora. Scioglie anche gli edifici. Sì, infatti vedi, di là non è rimasto più niente. L'unico edificio che sta rimanendo intatto è quello dove siamo noi. Però c'è tanta di quella gente. Ma che fai? Entra dentro che ti sciogli. No. Togli il palloncino, toglilo! Ma no, io sto tranquillo. No, si è sciolta! No! Vabbè. Lion sta sciogliendosi anche il tetto. Non fa niente, rimani qua dentro. È buono qui, è buono, okay, non ci succederà niente. Dobbiamo soltanto sopravvivere ancora un po'. Nel caso dovesse andare male, dovesse sciogliersi, tu guarda un po' in alto così vedi le perdite, ok? Sì, tranquillo. E nel caso ci spostiamo, possiamo andare in quelle capanne che ci sono verso di là. Cosa c'è? È caduto un pezzo di tetto nell'altra stanza. Allora non stare dove è caduto il pezzo di tetto, che ti sciogli, ok? No, rimango al coperto, però inizia adesso. Ristrettino qui. Sì, perché siamo tutti. Abbiamo vinto! Era facile, secondo me, questa, però era molto facile. Allora, sai cosa ti dico io? Infatti, sono sopravvissute un sacco di persone. Allora, io farei una cosa intelligente. Adesso, noi possiamo, io almeno, posso mettere più di un disastro per volta, ok? No, vabbè. Sì, mi costa 100 Brublox, però li spendo volentieri perché è molto divertente. Quindi ora ci sarà un extra disastro, ok? Ma no, ma scherzi. E la mappa sarà quella che ho scelto io, cioè Prison Panic, ok? Ok, quindi questa partita praticamente l'hai gestita tutta tu. Sì, esattamente, mi sono anche mangiato una mela perché mi faceva comodo. Ok. E aspettiamo di vedere quale sarà il primo disastro. In base al primo disastro, intanto io direi, guarda, vieni con me. Ci mettiamo, porca miseria, il filo spinato Ma tu voli, funge. Io no. È giusto, però Anna, ci sono le scale, tranquillo, ti raggiungo. Allora, ecco, guarda, qua. Io sarei... Vabbè. Allora non è che sto palloncino è così utile poi, Beh, diciamo che ti agevola molto di più. Comunque non vorrei dirtelo, ma tu hai poca vita. Ah, e mangio la mela. Ora sto bene? O ne ho bisogno? Ti stai curando un Mangio pochino. Più mela? Ti devi ingozzare un po' di mele, mi sa. Mangio un botto di mele, guarda, che una mela al giorno toglie il Roblox di torno. Ora, è vero, la vedo Fuoco. La mia vita. Mi sa che è meglio scendere da qui? Allora, stai attento al filo spinato, perché il filo spinato spina e danneggia, ok? Ok. Quindi stacci lontana da quello. Le mele non mi stanno curando più, c'ho abbastanza vita? Non tantissimo, però dai, basta così, ma piuttosto... Oh. Che c'è? La parete del... Forse è meglio che usciamo da qui dentro. Porca miseria! No, rimani qua. Ma sei pazzo, si diffonde il fuoco! Ho capito, ma nel caso ci buttiamo di sotto, va bene? Però per ora rimaniamo qui, che sta andando tutto in fiamme, guarda che roba! Oh, mamma! Ok, io continuo a mangiarmi la mela intanto, che continua a curarmi. Guarda! Bisogna che ce ne andiamo da qui. Va bene. Corri. Ma dove? Dalla porta? Sì, dalla porta, così siamo direttamente fuori. Sì, ti seguo, credo, non lo so. Ci sei? Sì, ci sono, ok. Però ora occhio, perché potrebbe scatenarsi il secondo disastro, capito? Giusto, e lì è un problema. Aspettare. Oddio, pensa se tipo si scatena un disastro che serve un riparo, ma il riparo è appena andato a fuoco. Cioè, entriamo qui dentro, nella capannuzza. Giusto, nella qui. Casettina. Qui, va benissimo qui. Guarda. Occhio però, perché quasi ci buttiamo dentro. Allora, il fuoco sta arrivando anche qua fuori, vedi che sta bruciando completamente tutto. In teoria dovrebbe arrivare il secondo disastro naturale, però, adesso, perché...
Cioè, io ho chiamato due disastri, ho speso i miei blue blocks, desidero questo. Quindi dovrebbe questo. Arrivare il secondo disastro. Ma e io lo pretendo. Non lo so, spero qualcosa che devasta tutti perché siamo sopra... Dai, ma io... Ma dov'è il secondo? Io ma forse ho pagato. Lo sai che dovevi mettere due? Perché io nella macchinetta ho visto uno. Ho capito, ma uno ho pagato. Cosa paga? Il disastro naturale uno c'è già. Forse è per la prossima. Dici che è per questa? Beh, uno c'è sempre qui, forse può essere. Forse sì. O se no lo pago di nuovo. Pago di sì. Nuovo. Poi magari ne partono tre. Vabbè, senti, meglio tre che nulla. Vai, va bene. Nuova Party mappa Party Palace. Non so se l'ho votata io, No, mi sa che di nuovo il parco giochi. Però, ah sì, ora ne partono tre perché esce zero. Oh mio Dio. Sì, ma sei matto, oddio. Adesso ci adieranno tutti quanti. Anna, tre disastri sarà una roba molto difficile. Io lo sapevo. Però la mappa è buona. La mappa è buona. Allora, aspettiamo. Qua secondo me non si salva allora, nessuno. Allora, secondo ma... me dobbiamo sì? stare nelle cabine delle biglietterie sì. Perché di solito si affollano di meno. Però, ok, bisogna vedere qual è il disastro però. Qual e è tu il primo? Tu però stai lontano dalla cabina, no? Per non far okay. capire che noi l'abbiamo già puntata, capito? Buona idea. È tutta una cosa psicologica, capito? Tu sì che sei sbanunata. Va bene, allora, aspettiamo. Allora, il primo disastro dovrebbe avvenire tra pochissimo, ma io non mi ricordo se li farà tutti e tre insieme. Meteor shower. Tsunami! Tsunami! Porca di... Come tsunami? Sono morta! No, come sei morta? Sì, io sono vivo. È caduta una trave in testa. Porca di quella cutretola. Io sono vivo ancora, ma non vivremo mai qui, rimani Anna. Al mai. Coperto. Allora, devi stare al coperto. Ma non al coperto. Un punto altissimo. Vulcano vabbè. Pure. Auguri. Ok, bellissimo. Allora, io sono in alto. Teoricamente la pioggia di meteore è finita, ok? Io non vorrei dirtelo, ma sto vedendo quest'onda gigante che sta avvicinandosi all'isola. Davvero? Sì. Oh mio Dio, è vero! Allora, calmi, il vulcano è abbastanza lontano da me. Le meteore dovrebbero essere finite? No, non ancora. Ok, non sto benissimo ora. Stai bene? No, sono una testa, è pure inondata. Porca miseria, ce la stavo per fare! No, dovevi stare sul tetto, mi sa. No, ho avuto sfortuna, mi sa che mi ha beccato una meteora. Ma io credo del che non è sopravvissuto nessuno comunque. Vediamo. Se uno è sopravvissuto... Sai come si poteva sopravvivere? Come? Andando sul bordo del vulcano in alto. Perché se tu vai sul bordo del vulcano, di perché là... Perché si poteva andare sul vulcano? Saltando di sotto, sì, potevi arrivare sul bordo del vulcano. E lì non ti arrivava né lo tsunami né le palle del vulcano. No. Mi sa che... Secondo me qualcuno ce l'ha fatta. L'isola è stata completamente rasa al suolo. E ora... Infatti non c'è più nulla sull'isola. Io sono curioso di vedere se qualcuno è veramente sopravvissuto. Secondo me no. Sono caduto in acqua. Sono rimorto. Ma come qualcuno sei rimorto? Mi hanno spinto. Perché hanno capito che eri tu quello che ha fatto questo casino. Effettivamente. Beh, ma quando finisce? Mi sa che ancora sta imperversando tutti i disastri. Ah, io uno mi sa che l'ho visto, piccolissimo nella distanza. C'è tipo un puntino che si muove. Ma non è che magari sono i detriti che vengono sbalzati a destra e a sinistra? Potrebbe essere un detrito, però... No, è uno! Come? Mamma mia! Come? Come ha fatto? Come era? Sul bordo del vulcano, per forza. No, per che forza. Genio. Ti dico per forza. Però per è forza. Arrivato qui in pezzi. Per forza, va bene. Voto la prossima mappa, Happy Home metto. Ok. Speriamo che esca. Però questa volta niente doppio disastro, né triplo, ok? Ok, perché altrimenti benissimo. Si accumulano, poi ci troviamo 10 disastri per esatto, volta. Esatto. Guarda com'è carina vestita questa qua, da gatto con le ali... È belle quelle ali arcobaleno. Le vorrei... Che? Che? Guarda me con la codina carina, le orecchie, i capelli fantastici, Sì, sì, però quelle ali arcobaleno, sai com'è, erano pur sempre più belle, del tuo... Mi puoi far arrabbiare? No, non lo farei mai, scusa. Con la ma tua pelata puoi... prorompente. Ehi, non sono pelato, ho il cappellino. E poi non vorrei mica essere tu il disastro naturale. Se ti arrabbi, sai già sei abbastanza brutarella come. Come ti permetti? Un'inondazione, non lo so. Vabbè, lasciamo stare, ti sto solo prendendo in giro. Disastro naturale per questo round. Ta-da. Trattasi di... Forse ha troppa suspense, non mi piace. Sì, infatti, così. Secondo me stavolta è tipo il tornado. Pioggia acida di nuovo. Allora, secondo me dobbiamo scendere giù al piano di sotto. In modo che una volta crollato il tetto abbiamo comunque il pianerottolo sì, che ma ci copre. Guarda che questo è fa. Qua dovevamo mettere due disastri. Perché sì, con un'unica... Me... Allora, sfida. Dobbiamo sopravvivere all'esterno, ok? Ma non è possibile. Ti dico che lo è. Basta stare sotto gli alberi, vedi? Durante un temporale...
mai mettersi sotto gli alberi, perché ti può cadere un fulmino, capito Anna? Giusto. Mai devi mettersi sotto gli alberi. Credo di essermi messa sotto l'albero che sta inacidendo. Sì, sì, ma tutto sta inacidendo, quindi tu rimani lì, stai tranquilla, noi siamo qui, siamo fuori nella tempesta. Io cambio anche albero perché sono impervio, impavido, guarda, guarda. Perché tu hai la mela. C'ho la mela io, c'ho, guarda, guarda che buona la mela, guarda, guarda. Infame, io non ce l'ho la mela però. Aia, che male. Beh, ma dai, questa era troppo fa. Quando c'è questa qui, troppo facile, vincono tutti. La pioggia acida alla fine è molto semplice, sì, da resisterci, vincono... sì, sì. Non mi piace la pioggia acida, io voglio il prossimo, adesso ne metto di nuovo, guarda, ne metto tre, ne metto. No, sai due, 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 almeno due. Due, due, ne metto un altro che qualcuno muore, anche così. Però alla fine sono qualcuno pochi. Qualcuno è già morto, sì, perché si annoiano, sì, a stare dentro e si buttano di fuori. Già, perché vedono noi e dicono, se ce la possono fare loro, ce la posso fare anch'io. Ma non sanno che il buon Laionio qui è super equipaggiato con la mela. Ma il no, io no però, tu sei rientrato dentro mentre io sto ancora fuori. Guarda, se io potessi ti butterei di sotto l'albero, però non purtroppo si può fare. Ok, adesso andiamo di sopra e io vado subito a mettere due disastri, ok? Va Vediamo bene. Un po'. Power up. Ma c'è qualcun altro che ci sta interagendo? Lo vedo, però no, non ci... è una cosa molto sconveniente secondo me, eh. Power... sto facendo, ma... non me lo fa paura a pa- Perché evidentemente hai fatto già del tuo peggio. Ma io volevo paura a pa- Ma porca miseria. Siamo di nuovo in prigione. Va bene, però potrebbe essere questa volta un disastro difficile, tipo lo tsunami, il tornado, il terremoto. Una cosa più interessante, insomma. Perché la pioggia acida è veramente triste. Cioè, se è di nuovo la pioggia acida, io ti giuro disinstallo Roblox e non ci gioco mai. Cos'è? Non lo so. La deserto Vento tempesta. Strano. No, ora non l'avevo. Mi è spuntato ora la vita. Cos'è sta roba? Non lo so, si è tipo tutto ombrato. Ma a me tipo tempesta di sabbia? Credo di sì, però non è uscito l'avviso ancora. Ma e poi al coperto c'è la tempesta di sabbia. Ma non lo so, forse c'è un bel. Oh! Lo sapevo! Sì, sì. Porca miseria. Ah, quindi qui arrivano tipo i detriti giganti. Come funziona? Ci crolla la roba addosso? Come funziona non lo so. So solo che vedo tipo tutta sta sabbia che mi piove addosso. Non capisco niente. Sì, ci sono dei detriti. Ma si stanno sabbizzando le pareti. Davvero? È vero? Sì. Sì, perché perché la tempesta di sabbia. Vado a vedere dall'alto, Che ma non porta vedo... via anche i pezzi di muro, quindi occhio. Sì, 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 sì. Però non vedo niente io, Anna. Cioè, tutto sabbiato, brutto. Nuovo doppio disastro, Anna. E questa volta qualcosa di serio, mi raccomando. Voglio una bella difficoltà. Cose veramente complicate. Intanto, non so se mi hai visto, ma io ho una magliettina arancione sotto il vestito, perché mentre eravamo in prigione mi hanno fatto la foto e mi hanno messo in cella. Ah! Ma hai visto quanta gente c'è adesso? Sì, ce ne sono tanti... molti di più di prima. Ma forse sai perché? Perché comunque è uno spazio molto più aperto e quindi li vediamo tutti. Gli altri nelle altre mappe correvano tutti dentro gli edifici. Forse. Allora, aspettiamo di vedere quali sono i disastri per stavolta, che io sono già senza vita. Perché io inizio sempre senza vita? Ok che ho le mele, ma me ne fanno consumare. Perché non ti ripristina il danno tra una mappa e l'altra. Ah. Già. Ma a me o a tutti? A tutti. Ok, meno male. Quindi è più difficile. Non se la prendono con te solamente perché sei... Allora, tsunami. Tsunami, per me non è un problema perché ho il palloncino, mi metto qua. Ma ci sono anche le meteore! Porca miseria, non è una buona associazione! No. Mamma mia! Porca cutrettola, quanto è alto lo tsunami? Allora, il posto migliore dove si può andare, secondo me, è qui, sul cartellone pubblicitario. No. Qui sono è buono. Sono morta! No, Anna, dovevi venire qui sul cartellone. Ci ho provato, ma mi si è crollato il tetto sotto i piedi. Allora, qui c'è un sacco di gente, secondo me per una meteora ci schianta tutti. Sì. Te lo dico. Con una non meteora è impossibile. Mi si porta via tutti quanti. Allora, non è impossibile però questo, rispetto a quello di prima è molto Occhio più facile. Occhio che perché sta arrivando lo tsunami. Lo vedo, lo vedo, ma io sono in alto, porca miseria, una meteorita proprio in pieno mi ha preso, dai! Ma hai usato il palloncino? Ho usato il palloncino, sì, ma che c'è, non è che il palloncino blocca le meteore. Guarda, altra gente si è salvata! Certo che si è salvata, tu dovevi usare il palloncino e volare via mentre arrivava lo tsunami. Vi compaiono altri video, mi raccomando cliccate, ci sono molto belli, per questa volta Lion e Anna out! Ciao!